voglio tantissimo mangiare. Come si mangia al mare? Sì, ma poi che fame! Ehi là, benvenuti finalmente al debutto di una nuova sezione di WinstonMcNamara.com, la sezione col culo in aria, la sezione dedicata allo scibile su tutto ciò che è edibile. Che fame! Grazie, grazie. Troppo buoni, troppo buoni. Ringrazio intanto Indie Cook, il blog di musicucina indie di Shiva e Maolo, che ospita questo sfolgorante debutto. Ma iniziamo a bomba subito, che come dice la sigla... Voglio tantissimo mangiare. Questo è il Magic Brain 2.1 Beta. Allora, carissimo, Magic Brain 2.1 Beta, di cosa ci occupiamo oggi? Di alimentazione. Alimentazione, ok. Andiamo il preparato avanti. Che ho scelto si chiama Antico Scalante, rivisitazione della ricetta Vecchio Scalante del ristorante L'Oasi di Civitanova Marche. La rivisitazione consiste nell'aggiornamento del nome. L'aggettivo vecchio risulta troppo vecchio per il pubblico indie. Good point, good point. Anche. Il piatto consta di un composto di farina, acqua, sodio e secrezione di mollusco cefalopode, addizionato con Cinara cardunculus, Solanum lycopersicum, alcuni molluschi bivalve detti Solen marginatus, Nephros norvegicus, Lophius piscatorius e Luligo vulgaris. Finalmente qualcuno che dà alle cose il proprio nome. Riassumiamo. Tagliatelle al nero di seppia, pescato vario che vedremo più avanti, carciofi e pomodori ciliegino. Ingredienti per 4 umani, per le tagliatelle, farina bianca grammi 100, semola di grano duro rimacinata grammi 200, acqua tiepida leggermente salata 110 ml, nero di seppia grammi 12, per il condimento 8 cannelli, una rana pescatrice grande 400 grammi lordi, 4 scampi piccoli, un calamaro sotto i 20 cm, 8 pomodori ciliegino, 2 carciofi violetti, aglio o ciuffo di prezzemolo. Il classico colore nero pece e quel sapore vagamente asprogno. Aggiungete olio in microscopiche dosi se avete il feeling che qualcosa non stia andando a questo punto per il verso giusto. Evitate la farina, sennò viene una merda. Una volta fatto il malloppo nero, lo lasciamo riposare in un microclima tutto suo per 31 minuti e 28 secondi, giusto il tempo per andarsi ad ascoltare Amore e Iodio, la mia più recente fatica in campo musicale. Giunti a questo punto, ci serve una lama. Dunque, c'è chi arrotola la sfoglia a guisa di cilindro, ottenendo poi un prodotto semi-industrializzato, elaborato in batch, insomma, in sintonia con la cultura orientale moderna, scelta che io personalmente aborro e depreco in ogni modo. Preferisco tagliare le tagliatelle una ad una, in modo analogico, magari impiegando anche tutta la notte. Però la naturale differenza di dimensione tra un pezzo e l'altro renderà la cottura disomogenea, l'esperienza alimentare avvincente, virtualmente irripetibile e... Stai andando in overload di cazzate. Beh, me ne ero accorto, ma insomma, grazie comunque dell'avvertimento. Dunque... Ora che le tagliatelle sono pronte, le lasciamo essiccare per un giorno intero.
giunto il momento di pensare al condimento, la verzura. In prima istanza provvediamo ai carciofi, puliti bene senza timore, come se non fossimo nel bel mezzo di una crisi economica catastrofica. Li giuliennizziamo e cuociamo in padella con uno spicchio d'aglio, sale, olio, prezzemolo e una puntina del vino che state bevendo. Chi mi conosce lo sa, la mia è una cucina situazionista. Per cucinare usate vino che comunque berreste, quella merda in cartone riserviamocela per quando saremo classificati sotto la voce senza fissa dimora, che comunque poi non manca molto. Quando li vedete pronti, andate indietro nel tempo e toglieteli dal fuoco 5 minuti prima. Devono tendere vagamente al crudo. Lavate bene e tagliate grossolanamente il ciuffo di prezzemolo. E già che siete in zona, lavate anche ciliegino. Giunge quindi il momento di mettere sul fuoco una grande pentola di acqua salata ed assicurarsi che gli ospiti, se ne avete, siano in prossimità della porta di casa. Detto questo, arriva la fase splatter. È giunto il momento di pulire il pescato. Io lo faccio sempre personalmente, anche se non è che devo dire che mi piace molto. Però lo considero una sorta di atto dovuto, una specie di reality check, un momento di riflessione per capire se sia il caso o meno di nutrirsi di creature viventi. Lavate con molta cura in acqua fredda i cannelli che, vivendo infilzati nella sabbia, insomma sono sempre pieni di sabbia. Salvatene 4 integri più belli per la decorazione ed eviscerate i restanti 4. Mondate il calamaro togliendo il pezzo di ghiaccio che lo tiene dritto, quindi il becco e gli occhi. Giuliennizzate anche lui. A questo punto pulite la coda togliendo bene la pelle e la spina centrale. Sezionatela quindi in bocconcini non più larghi di 2 dita, almeno 4 per commensale. Lasciate in pace gli scampi per adesso. Come la stragrande maggioranza delle preparazioni a base di pesce, questo piatto non può esulare dal mio principio della cucina marinara. Il pesce deve essere fresco. Non ci sono eccezioni né cazzi per nessuno. Deve poter essere cotto il minimo indispensabile e condito con estrema delicatezza. La storia dei 3 giorni purtroppo è vera, ma è anche stata interpretata male. Il pesce puzza il 3° giorno, non dal 4° in poi. E inoltre, se abitate lontano dal mare, non mangiate il pesce, è un nonsense! Esatto, un nonsense! Mangiate i funghi, il riso, il capriolo, nutritevi di quello che vi cresce attorno. Magari in prossimità c'è un fiume, un lago, esatto, Scaldate una bella padella larga e profonda, moderatamente unta e con il solito spicchio d'aglio. Quando in temperatura andante, buttate 6 ciliegie aperte. Io con le solanacee, piuttosto che l'arma bianca, preferisco sempre il corpo a corpo, ma voi se volete potete tagliarle in 4 parti, così. Magari buttate i ciliegini in progressione o usate anche solo il succo, comunque tenete a mente che ci serve di mantenere l'olio ben caldo. Dunque, quando l'intruglio vira l'arancione e l'olio ha riacquistato la sua temperatura, è il momento di adagiare indistintamente il pescato nella padella, nonché le tagliatelle nell'acqua che dovrebbe bollire già da un po'. Se avete rispettato i tagli, in 4 minuti circa a pieno regime di fuoco dovreste essere giunti alla meta. Nell'ampia padella che ha ospitato la cottura del condimento, versate le tagliatelle che avete scolato senza insistere troppo, aggiungete i carciofi di prima, quindi fuoco a canna e mescolate con estrema delicatezza fino a che tutto il preparato giunge alla medesima temperatura. Lasciate che la padella emetta 30 secondi di pink noise, poi spegnete tutto. Impiattate aggiungendo un cannello e uno scampo per piatto, oltre a qualche pezzo di ciliegino per la guarnizione e un pochino di prezzemolo. Accompagnate con del buon verdicchio, quale esso sia, ma ben freddo, mi raccomando, e mai sotto i 14 gradi. Ed il gioco è fatto! Grazie dell'attenzione e buon appetito!